Signori, benvenuti e ben ritrovati di nuovo sul mio canale dedicato esclusivamente al gaming. Siamo qui con un'altra puntata dedicata a Marvel Spider-Man 2, ma come sempre, prima di iniziare vi invito a iscrivervi, a lasciare un bel like, se vi va anche un bel saluto, così da sconfiggere insieme questo fetentissimo algoritmo di YouTube. Allora ragazzi, scorsa volta siamo rimasti che dovevamo fare un dono. E lo facciamo. Però, prima di incominciare, allora ragazzi, purtroppo la chiamata è andata persa, non riesco a tornare indietro col salvataggio, però vi informo che ci ha chiamato Catwoman e ci ha dato la posizione di Tombstone, l'ultimo personaggio che è stato rapito. Adesso dobbiamo andare solamente a trovarlo, ovvero sta lì, ma prima di incominciare con Tombstone andiamo a fare le missioni di Miles. Siamo con Pete. E dobbiamo per forza cambiare, andare da Miles, però prima prendiamo due oggetti importanti che stanno di fronte a noi. Primo è questo. Lo fa aprire? Sì. Poi c'è un altro che sta qui. Giusto? Eccolo qui. Lo prendi? Sì. Se non fossi un Perfetto. robot, saresti Adesso passiamo a Miles. velenoso. Bellissimo sto fatto che se schiacciamo nella missione passiamo direttamente a Miles. Eccomi qui. A proposito, vediamo i costumi, vediamo se Miles può aggiungere un nuovo costume. Questo è un costume storia della mia vita, non conosco questo costume. Costume ipertecnologico. Costume Shadow Spider, bello. Costume Miles Morales 2020. Bello. Mettiamo costume Miles Morales Shadow. Mettiamo questo qua, com'è? Bellissimo. Non mi piace però la fisica del mantello, raga. Troppo banale. Però bello il costume col mantello. Per prendere questo dobbiamo fare sicuramente così. Ok. Ok, visto? L'abbiamo fatto. Facile, dai. Andiamo avanti. Ok, siamo quasi arrivati, raga. La destinazione è di nuovo il college, a quanto pare. Non lo sapevo manco io. Però ci siamo. Ah, questo è il regalo che dovevamo prendere per Miles. Non dovevano disturbarsi. Ma è un nuovo costume. Sì, mi sta una favola. Abbiamo cambiato il costume e ci hanno dato un nuovo costume americano, sembra americano sto costume. Brooklyn Visions non si batte. Orgoglio di Brooklyn. Mancherà quando andrò al college. Abbiamo sbloccato un costume. Cambia spiedine con l'app per proseguire la storia principale. Fammi vedere. Ancora non serve. Andiamo a vedere sta cosa prima. Dove sta? Sta qui? Avete mai sentito di un criminale che dopo essere stato in prigione è Ok. diventato... Ora dobbiamo passare a Pit. Bello, eh? Sti switch veloci. E riguardo a Pit, vediamo che costumi abbiamo a disposizione. Nuovo costume. Costume Arcano Cavaliere.
Proviamo. Comunque sblocchiamoli tutti. Bello, sorcano cavaliere. Proviamo. Sentite qua. Figo. Sembra che questi spiderbot impostori ricevano segnali da un'altra fonte. Qualcuno li sta monitorando. Sì. Devo solo scoprire chi. Catturate tutti quelli che trovate. Più dati ho, meglio. Bel colpo, Genki. Siamo più vicini alla soluzione del mistero. Siamo arrivati. Devo dire che questa fonderia sembra tutt'altro che abbandonata. Perché ci mettono tanto? Sono soltanto prudenti. Tombstone ci ha messo in difficoltà. Giusto. Occhi aperti. Cacciare per vivere. Vivere per cacciare. Devo liberare i tetti e trovare una via d'accesso. Cacciatori ovunque. Se è per causa mia, sono onorato. Ehi, finalmente ho finito con mio padre, ma ancora non so dove sia il dottor Connors. Ok. Era da tempo che non vedevo papà così teso. Troveremo Connors. Perché non chiami MJ e le chiedi di fare un salto a casa sua? Sì, buona idea. Ci vediamo alla fondazione appena ho finito qui. Che fai? Servi aiuto? Sono a Williamsburg, alla vecchia fonderia Steel. Tombstone è prigioniero qui. Sembra proprio un lavoro per lo Spider Duo. Ah, non è così che ci chiamiamo. E allora, come vi chiamate? Non saprei. Solo gli Spider-Man? Confonde un po'. Ora devo andare, questo posto pullula di cacciatori. Quindi ti serve aiuto? No, non venire qui. Questa gente non scherza. È troppo pericoloso per te. A dopo. Occhi aperti. Ci servirà una via d'uscita. Devo liberarmi dei cacciatori prima di entrare. È caduto, è morto, ma non l'ho ucciso io. Questa è la cosa figa, raga. Qualcuno ci sta attaccando. Aggiornamenti. Qualcuno in danni. Tutti esterni. Sono con te. Cos'è stato? Bellissimo. Questa ve l'ho fatta vedere tutta, raga. Bellissimo. Dobbiamo andare qua. Ho appena parlato con MJ. Sta andando a dare un'occhiata da Connors. Molto bene. Già, era solo per sapere. Hai detto fonderia Steel, vero? Sì. Tu che fai? Cardio. Bravo, continua. Io devo trovare Tombstone prima che finisca come Scorpion. Rinforzi. Ora meglio non dare nell'occhio.
Sono pronto! Un altro corpo! Dormi bene? Ehi, che fine è? Bello! Dovrebbero bellissimo. Essere finiti. Mai che mi rendiate la vita facile. Come vuoi tanto adesso. E questo chi è? Che cosa ci fai qui? Questo è Harry. Do una mano, Spider-Man. Prego, comandante. Io volevo passare inosservato. Sarebbe colpa mia. Bellissimo, raga, bellissimo. Ma è lì per combattere bene. Tutto sotto controllo, ma voglio dire, guardaci. Sai, speravo di farti iniziare da qualcosa di più semplice. Vediamo. Di meglio dell'esperienza sul campo, no? Belle le combo con Harry, il pollice in su, bellissimo. Mi sento più forte che mai. Non montarti la testa, non siamo invincibili. Ah, li blocca pure. Ok. Bello comunque lo scontro qua. In bionde di Harry. Quello è un lanciafiamme? Non posso usare le ragnatele. Dobbiamo trovare un altro modo per fermarlo. Attento, sono anche sulle piattaforme. Visti? No. Resta fuori. Quella ha visto come schivare il colpo questo. Questa tuta è antiproiettile. Non è il momento per scoprirlo. Hai pensato a un piano? Ci sto provando. Harry, forse ho capito come fermare quel coso. Ti ascolto. Lassù, la vasca. Facciamo prima. Io lo distraggo, va lassù. Tira! Che spasso! Ora salviamo un super criminale. Super criminale è pentito. Ma ha comunque cercato di ucciderti più volte. Sta provando a cambiare. Voglio aiutare. Cavolo, hai una fiducia incredibile nella gente. Ok, adesso. Coraggio, dobbiamo colpirli forte e per primi. Guarda, li ha attaccati già lui. Comunque, ragazzi, avete notato? Ho aumentato un po' la concentrazione perché vedo che perdiamo subito un po' la vita. È meglio avere la possibilità di fare più volte la ricarica della vita. E mo basta però. Sanguina può morire. Tiratevi fuori. Siate. Abbiamo finito? Perfetto. Scoppio ritardato. Nel vero senso della parola. Sono bloccato. Harry, ci sei? La mia testa. Dobbiamo muoverci, presto! Se stiamo fermi, forse non ci vedrà. Vabbè, ci ho sperato. Volevi. Sono qui. Che è successo alla tua tuta? Non lo so. L'allarme mi ha incasinato. Almeno ora stai bene. Frecce, macete, razzi, e ora uccelli robot?
per non parlare dei cani robot. Cos'altro proverà a ucciderci? Forza! Grazie, prof. L'atmosfera si sta scaldando. Ma dov'è quel tizio? Lasciatemi andare! Qualcosa mi dice che siamo vicini. Arrivo! Ok, continuo. Finalmente. Comincio ad avere qualche dubbio. Sicuro che possiamo farcela? Ma certo. Siamo lo Spider Duo. D'accordo. Wow! Eccolo, è lui. Qual è il piano? Dovremmo aiutarlo. Qual è il piano? Dovremmo aiutarlo. Io creo un diversivo. Vedi se riesce a liberarlo. Vado. Crescono così in fretta. Ti tirerò fuori da qui, ok? Non puoi. C'è un sistema di difesa. E io lo disinnesco. Cosa ti avevo detto? Scusa, è il mio primo giorno. Mi serve una mano qui! Torno subito! Ma sono più grandi! Ehi, un altro tuffo nel fuoco! Spari battute in un momento simile! Fa parte del lavoro! Salvato dal rand! Sì, a buon rendere! Prima vediamo di uscire. Harry l'ha buttato giù. Bellissima questa. L'ho ucciso Harry. Ehi, come ti permetti? Ciao. È finita. Dobbiamo andare qua. Appena in tempo per spegnere la fornace. Ciao, ci siamo. Ok, ora! Volete ammazzare tutti quanti? Non volevamo, scusa! Non molla. Bella però, neanche... Thompson che fa la pedica a Spider-Man. Fa caldino qui! Non l'avevo notato! Credo che la tuta sia ignifuga. Beato te! Non abbiamo tempo per questo! Che facciamo? Picchiamo più in fretta! Picchio più in fretta! Dobbiamo aiutare Tombstone! Forse potremmo indebolire la gabbia! Lì, tira giù quei supporti! Devo rompere queste cose qua! Però non capisco perché mi fa culo! Ne restano due! Ce la famo? Sì! Qui crolla tutto! Finisce male! La gabbia non ne vuole sapere! Passiamo dalla fornace! No! Fa troppo caldo lì! Dai, forse hai dei migliori! Scelta difficile, eh? Che stai facendo? No! Andiamo, eh! Adesso. Noi, muoviamoci. Torniamo indietro. No. Vattene da lì. Ok.
Wow, la forza di vento. Lui è un essere umano, poi, e ha sa forza. Come fai a reggere lo stress? Lo yoga fa meraviglia nella notte. Vuoi morire qui? Muoviti! No! Lo abbiamo perso! Niente panico! Presto, di qua! Harry! Non posso fermarmi! Wow! Veramente bellissima l'azione che c'è stata qua. Wow! Un attimo! Complimenti! Vedi se ci hanno seguiti. Vado! Questo è l'unico problema di rigare dritto. Il crimine ti mantiene in forma. Ti abbiamo salvato in tempo. Agli altri non è andata così bene. Quei ceffi non erano un problema. E tra l'altro stavano aspettando il loro capo per finirmi. Hai un posto dove nasconderti? Sì. E se dovessero tornare, io sarò pronto. E ringrazia quel tuo amico da parte mia. Ci vediamo in giro, Spider-Man. Pare siano spariti. Andiamo anche noi. Sì. Ehi, bel lavoro comunque. 10? Io avevo l'impressione di fare solo disastri. È vero, ma nel miglior modo possibile. Che stai... Aspetta! Scusa, devo ancora abituarmi a questo potere. Che stile! Che vuoi dire? Scusa, non hai... Ah, hai ragione. Ma guarda che roba. Ora siamo davvero lo Spider Duo. Senti, io torno al laboratorio. Voglio vedere se Connors è tornato. Sì, giusto. Io ti raggiungo subito. Incredibile. Incredibile, sì. Harry ha capito che qualcosa non va con lo Spider, col simbionte. Bello pure. Oh mamma! Spero non sia perché hai visto un altro mille piedi. Meglio sentire. Ok. Abbiamo una missione qui, critici improvvisati. Completa il debug di Mysterium. Poi abbiamo la missione della mamma. Andiamo a fare questa missione della mamma, dai. Ehi là, ne è passato di tempo. Serve una Spider-Mano? In realtà è tutto a posto. Abbiamo salvato Tombstone prima che finisse nelle mani di Kraven. Abbiamo? No. Sì, per fartela breve, ricordi il mio amico Harry? Ecco, ha una tuta potenziata. Dovevi vederlo. Sarà di grande aiuto contro i cacciatori, questo è certo. Aspetta. Ora è uno di noi? Più o meno. Sembra tutto strano, ma ne parliamo dopo. Devo andare. A dopo. Lo dice spesso. Bene. Ora sentiamo cosa voleva mamma. Comunque si vede proprio che entrambi i personaggi hanno due modi differenti. Posso di oscillare sulle ragnatele e andare sui muri. Pure la camminata è un tanto differente. Bella stavolta. Mi piace. Farà la differenza per la comunità. Grazie mille per il supporto. Ok, sì, ciao. Miles. Ehi, ma... Ben, siéntate. Volevo vederti. Come va? Tutto bien? È ok. Dico davvero. È che non ne posso davvero più.
In città c'è un problema dopo l'altro. Il saggio per il college mi manda i matti. Pete ha altro a cui pensare. E lì è ancora là fuori. Questo non ti preoccupa? Certo che mi preoccupa. Ma penso ad aiutare questa comunità. Devo ignorare quello che non serve e concentrarmi su dove voglio andare, non su dov'ero. Entiendes lo che ti dico? Sì. Ma lì non posso ignorarlo. Scusa, Angela, ti devo richiamare. Come chiusa fuori? Hai la chiave? Oh, no, no, capisco l'urgenza. Faccio un paio di telefonate. Sì. Ma vuoi che vada... Non hai appena detto che sei troppo impegnato? Sì, ma... per la mia gente ho sempre tempo. Ok, mamma. Ora dove vado? Centro culturale di Harlem, tra la 116esima e Convent. Era la mia amica Angela al telefono, la curatrice. Che bel rapporto che hanno. La struttura ha un potenziale finanziatore, ma il sistema di sicurezza l'ha chiusa fuori. Ops! Imbarazzante! Angela aveva recuperato una serie di oggetti per una mostra sulla musica, ma i fondi sono saltati. Se questo tipo non la finanzia, il museo potrebbe chiudere. Devo aiutarli a entrare. Oh, si è buggato. Sai quanto ci tengo a preservare l'eredità musicale di questa comunità. Ma donare soldi se il sistema di sicurezza del museo non funziona. Darren, comprendo bene le tue riserve, ma ti assicuro che il museo... Spider-Man? Oh, per fortuna! Il sistema ci ha chiusi fuori e non risponde a nessun comando. Proverò a capire che succede. Cerchiamo la centralina. Ci siamo, pannello di controllo. Relè sovraccarichi. Devo entrare per sistemarli. Vediamo di sistemare tutto per il tour di Di nuovo una missione Spider-Bot. Figo. Sicuro che non scatterà l'allarme. Figo. Ha messo fuori chiuso il sistema. Ah. Perché c'è veramente un problema. È per questo che Angela è rimasta fuori. Devo resettare il sistema per entrare e fermare quel tizio. Sì, posso ripararlo in un lampo. Fatto. Ma il sistema è ancora a terra. Devo trovare gli altri relè. Quindi ci sono i cattivi qui. Ehi, Miles. Ho chiamato tutti i rifugi Field, ma nessuno ha visto Martin Lee. Grazie. Perché l'ho lasciato scappare quando potevo? Hai presente? Potevi cosa? Impedirgli di fare ancora del male. Sì. Tranquillo, lo troverò. Devo seguire quel cavo. Ci sono oggetti di valore qui. Questi sembrano professionisti. Non capisco perché mi si illumina la chitarra. Vabbè, la chitarra. Il pianoforte, raga, ma le chitarre. Dai.
riattiviamo tutto. Bene, ma ancora non funziona. Devono esserci altri relè. Sax e batteria sono già caricati, vero? Sì, ma abbiamo tempo. Sax e batteria. Devo superare quei tizi. C'è un coso che striscia in giro! Non mollare. Puoi farcela. Un condotto sopra quel tipo. Chi c'è? Ehi, Doug, sei tu, vero? Un ragno robot! Spariamogli! Thunderbolt, no! No, no, raga, era entrato nella grasta. Niente di che. Già che sei lì, dai un'occhiata agli strumenti. Nervi saldi, bello mio. Non mollare. Puoi farcela. Un condotto sopra quel tipo. Ehi, cosa? Spara! Vedi? Non mi ha preso, mo. Ho avuto un imprevisto. Niente di più. Già che sei lì, dai un'occhiata agli strumenti. Ti aiuterà a prepararti al college. Mamma, voglio fare ingegneria musicale. I computer sono i miei strumenti. La musica nasce dagli esseri umani, dagli strumenti e dall'anima. Quando mixi o campioni, ascolta e cerca di catturare quell'anima. Un computer non può farlo. Sai che parli come un ottantenne. Sono vecchia e saggia. Che bello! Bellissimo, ragazzi, mi è piaciuto. Ok, ora il segnale è più forte. A occhio, manca un ultimo relè per riattivare il sistema. Ok. Ok, raga, scusate, mi sono accorto che fortunatamente l'audio non era in sincrono col gioco. Spero di aver corretto, però si tratta di pochissimi millisecondi, non dovrebbero dare fastidio. Ah, oh, cavolo! Devo arrivare dall'altra parte della stanza. Quanto tempo abbiamo? Un paio di minuti. Prendi il resto e preparati a caricarlo sui fuoco. Ricevuto. Chi è stato? Chi sta suonando? Qualcuno sta sbattendo qualcosa? Devo attivare quell'ultimo relè. Poi non mi resta che andare alla bacina di carico e fermare quei ladri prima che scappino. Cavolo! Basta, andiamo! Bel lavoro, Spider-Man. Okay. Ce l'abbiamo fatta. Ora tocca a me. Ora tocca a noi. Spider-Man, la porta davanti è aperta. Ma manca un sacco di roba qui. È tutto alla banchina di carico. E farò in modo che ci resti. Via da qui, presto! Via, via, via! Il capo ci aveva promesso un lavoro facile e arriva Spider-Man! Facciamolo secco! Dei
Dite al vostro capo che il mio quartiere non si tocca. Forza! Dagli al ragno! E questi? C'ho altri. Sì. Forza, tra un'ora al posto stabilito. Non oggi. Ultra scarica bene. Ultra scarica Venom è un potente attacco esplosivo, puoi attivarla quando l'indicatore ultra scarica Venom è al massimo, che è quello lì sotto. Ok, perfetto. Devo fermare quei furgoni. Devo sceglierne uno. Arrendetevi, siete spacciati. Funky drummer. C'è il carico di un solo camion. Io non... Mi spiace, Angela. Non se ne fa niente. Così svanisce il miraggio di una donazione. E il galà di beneficenza. Se non troviamo il secondo camion, non abbiamo una mostra. Senza mostra, niente galà. E senza galà, il museo chiuderà. Non succederà. Promesso. Ecco. Era di Clyde Stubblefield. Il batterista di Funky Drummer. Sai quante volte hanno campionato i suoi ritmi? Era proprio un grande. Ha segnato il passaggio dal funk all'hip hop. Grazie. Non temere, troverò il resto della refurtiva. Grazie. Meglio sentire Pete. Che transazione bella. Wow. Molto suggestiva questa transazione, raga. Ehi, hai un secondo? Uomini certo. Buoni. Il nemico invisibile. Li facciamo, ragazzi, nella prossima puntata. Aspetta, ho una chiamata da Harry. Devo rispondere. Ci sentiamo dopo. Rispondiamo, è meglio, raga, perché sennò succede la stessa cosa di Capuomo. Quindi fermiamoci. Sono alla EM. Così. Nessuna traccia di rispondiamo corpo. Sempre. Trocchi vedono meglio di due. Arrivo subito. Hai saputo qualcosa da MJ? Ha detto che sarebbe passata da casa sua, vero? Ancora niente. Doveva richiamare una volta sul posto. Spero abbia solo preso un giorno libero. Sì, speriamo. Io do un'occhiata al nostro ufficio. Passa appena puoi. Ok. Ragazzi, la puntata si conclude qua.
come sempre spero di avervi soddisfatto, divertito e fatto compagnia, soprattutto, cosa più importante. Così mi fai paura. Wow, bellissimo Spider-Bot spiritico, bellissimo. Raga, fighissimo sta cosa. Wow, modellini veramente belli. Spider-Bot, Spider-Man 2099. Wow. Allora, secondo me, raga, ogni costume che noi equipaggiamo usiamo il suo Spider-Bot. Spider-Bot Brawler, bellissimo. Mr. Negative, abbiamo ottenuto. Spider-Bot Woman, bello. Spider-Bot Armor Mark 2. Ok. Bello, raga, bello. Bello pure questo. Ok, ragazzi, ripeto, ci fermiamo qua con questa puntata. Noi ci vediamo alla prossima. E come sempre, prima di chiudere, iscrivervi, lasciare un bel like e se vi va anche un bel saluto nei commenti. Così sconfiggiamo insieme questo algoritmo fedele di YouTube. Detto ciò, Jimmy, vi auguro una buona serata e noi ci vediamo domani. Ciao belli. Salve gente, novità dal processo del secolo.